Un induttore è un componente elettrico in grado di stabilire un campo magnetico noto in una certa zona dello spazio. Quindi diamo una definizione generale di induttore. È un componente elettrico in grado di stabilire un campo magnetico noto in una regione dello spazio. Quindi questa è la definizione generale di induttore. Un caso particolare, o perlomeno una forma nella quale molto spesso risulta essere realizzato un induttore, è quella solenoidale. Quindi un solenoide noi sappiamo essere ottenuto avvolgendo un filo conduttore strettamente a forma di spire circolari, appunto affiancate a formare una bobina. Questa, nell'esempio che stiamo dando, siano n il numero di spire della bobina. Del solenoide o della bobina e sia L la lunghezza del solenoide. Quindi la lunghezza in metri del solenoide. Da questa noi possiamo definire anche un numero n minuscolo dato dal rapporto del numero di spire diviso la lunghezza e rappresentano le spire per unità di lunghezza. Del solenoide. Abbiamo già studiato il solenoide, ricordiamoci il suo comportamento dal punto di vista del campo magnetico che viene prodotto, schematizziamolo in sezione in questo modo, vediamo le spire che compongono il solenoide tagliate in sezione, ipotizziamo che la corrente I entri in da questo lato del solenoide, quindi la parte alta, la parte superiore delle spire che vediamo in sezione sarà interessata da una corrente entrante nel piano del disegno, mentre la parte in basso sarà interessata da una corrente uscente dal piano. Con questa schematizzazione noi sappiamo che il campo magnetico prodotto dal solenoide, se lo supponiamo ideale, oppure se ne consideriamo soltanto la parte centrale, ha un andamento di questo tipo con le linee del campo di induzione B orientate in questo modo e sappiamo che per il solenoide ideale il valore dell'induzione B all'interno del solenoide è costante ed è data da mu con 0, la permeabilità magnetica nel vuoto, se il solenoide appunto lo ipotizziamo avvolto
avvolto nel vuoto, per il numero di spire n, per la corrente I che percorre il solenoide, diviso la lunghezza L. Quindi, siccome n fratto L l'abbiamo definito come n minuscolo le spire per unità di lunghezza, questo è uguale anche a mu con 0 n minuscolo per I. E questo sappiamo essere il comportamento del solenoide. Adesso, di un induttore, come in questo caso appunto un componente, vedete, solenoide in grado di stabilire un campo magnetico di valore noto, dato da questa espressione, se lo facciamo percorrere da una corrente di intensità I, per un induttore di questo tipo, o in generale comunque per un induttore, viene definita la sua caratteristica, l'induttanza dell'induttore L, indicata con la lettera maiuscola N, L, come data dal prodotto per il numero di spire dell'induttore, per il flusso concatenato con l'induttore, diviso la corrente che sta determinando la creazione del campo magnetico. Da questa definizione, dove abbiamo detto che... Allora, per ordine, quindi questa è la definizione di induttanza. Quindi da questa possiamo anche ricavare l'unità di misura di L dell'induttanza. Allora abbiamo n il numero di spire, quindi una grandezza adimensionale, φ con b è il flusso concatenato con la singola spira, quindi è dato da tesla, che sono l'unità di misura dell'induzione, per metri quadri, che è la superficie, metri quadri, scusate, che è l'unità di misura della superficie della spira stessa, diviso la corrente I, quindi diviso ampere, e a questa unità di misura viene dato il nome di Henry, indicato con la lettera maiuscola H, ed è l'unità di misura dell'induttanza dell'induttore. Vediamo di esplicitarla adesso nel caso del solenoide che stiamo prendendo in considerazione. Quindi il flusso concatenato con la singola spira sarà dato da B per l'area della spira. Quindi abbiamo detto che, siccome B è mu 0 n per I, sarà mu 0 n numero di spire per unità di lunghezza I per A, la superficie della spira, e quindi avremo che n φ con B, che è il flusso concatenato, sarà dalla precedente n φ con B sarà uguale a L per I, e questo rappresenta appunto il flusso concatenato con la bobina, con il nostro solenoide. Se adesso andiamo a sostituire, quindi, all'espressione di L
noi quello che sappiamo, quindi fi con b è b per a, quindi sarà n b per a, quindi andiamo a sostituire il flusso fi con b in questa espressione, quindi sarà uguale a n mu con 0 n i a fratto i, quindi vedete che la i e la i a numeratore e a denominatore si semplificano, quindi rimane n mu con 0 n per a. Poi però sappiamo anche che siccome n fratto l è uguale a n minuscolo, quindi n, il numero di spire, è n per l, n minuscolo per l, quindi se andiamo a sostituire a, quindi da questa deriva che n è uguale a n per l, e se andiamo a sostituire questa espressione qui qui otteniamo n l mu con 0 ancora per n per a, quindi raccogliendo abbiamo mu con 0 n quadro l per a, ed è l'induttanza del solenoide. L'induttanza del solenoide è esplicitata soltanto rispetto alla geometria del solenoide stesso, perché compare la permeabilità magnetica nel vuoto come costante, il numero di spire per unità di lunghezza al quadrato, per la lunghezza del solenoide, per l'area della superficie della singola spira che compone il solenoide. Da questa noi potremmo anche definire l'induttanza per unità di lunghezza del solenoide come L fratto L, quindi dividendo la precedente per L otteniamo mu con 0 n quadro per a, e questa è l'induttanza per unità di lunghezza del solenoide. Quindi, da tutte queste relazioni, dalla definizione di induttanza, noi siamo in grado di realizzare un componente elettrico in grado di stabilire un campo magnetico B noto, scelto, imposto da noi come valore di progettazione, diciamo, del nostro induttore, realizzato come se fosse un solenoide.